Raggiunto l'accordo per la cessione dei contratti di affidamento ponte della CMC con nuove imprese che subentrano nei lavori per il raddoppio della strada statale 640 Agrigento-Caltanissette per la statale 189 Palermo-Agrigento. Si tratta di due opere che procedono a rilento e che stanno causando gravissimi danni alle popolazioni dei territori interessati, oltre al fatto che le imprese che hanno ricevuto in subappalto alcuni interventi sono creditrici di decine di milioni non versati dalla CMC. Il fronte dei pagamenti sembra finalmente sbloccato dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che stanzia 45,5 milioni per le imprese. Adesso arriva la conferma che subentrano nuove aziende nei cantieri. Per i lavori della Palermo-Agrigento subentra la ditta Ricciardello Costruzioni, mentre per la Caltanissetta-Agrigento il completamento dell'opera spetterà al Consorzio Italia con capofila il gruppo Ferlito di Catania. Non si conoscono ancora le cifre che sono state concordate per il subentro. Sabato ci sarà una doppia cerimonia per presentare gli accordi, molto probabilmente a Vicari Bivio Manganaro e a Caltanissetta alla presenza del vice ministro Giancarlo Cancelleri, che da quando è arrivato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sta lavorando alacremente per sbloccare due cantieri importanti per la viabilità siciliana. Il MIT ha agevolato un contratto che comunque resta fra due parti private. All'insediamento di questo governo ho trovato due cadaveri, i cantieri della Palermo-Agrigento e della Caltanissetta-Agrigento, dice con un pizzico d'orgoglio Cancelleri. Adesso siamo riusciti a resuscitare grazie alla disponibilità e al lavoro di tutti i soggetti interessati. Intanto è stato aperto un altro tratto della strada statale 640 tra Caltanissetta Sud e Contrada Favarella.